Buongiorno a tutti, sono Livio Carrer, uno dei curatori del Museo M9, sono felice di potervi ospitare qui all'interno del chiostro. In realtà sono anche in veste di autore, uno degli autori di questo importante volume che presentiamo in questa occasione di ricordo di Gianni De Michelis, perché appunto credo che sarà un ricordo comunque storico-critico, come dire, cioè il senso di questo libro e di tutta la collana Gli anni di Craxi, di cui Gennaro Acquaviva sicuramente ci dirà qualche cosa, è offrire, come dire, alla collettività, al dibattito pubblico, una riflessione storico-critica intelligente che vada soprattutto oltre alcune dominanti vulgate sugli anni Ottanta e sulla stagione che si apre dopo la fine del compromesso storico e che in realtà si protraggono, come dire, ancora fino a tutt'oggi. L'altro giorno, in un dibattito qui proprio in questo luogo con Paolo Franchi, Massimo Cacciari e Concetto Vecchio, in occasione della presentazione di un libro di Macaluso, uno dei temi appunto che mi sembrava che tutti i relatori facessero emergere era come appunto quella stagione in realtà per quanto riguarda l'Italia non si è chiusa, è una stagione che di cui i problemi ancora oggi sostanzialmente abbiamo sul tappeto, abbiamo sul tavolo, e quindi è giusto tornare a parlare in chiave storica di quegli anni. Sono con me Laura Fincato, che è stata tante cose all'interno del Partito Socialista e dell'amministrazione comunale del Comune di Venezia, fatto parte della direzione del Partito Socialista e poi anche tra il 93 e il 94 sottosegretario agli esteri nell'ultimo governo, il governo Ciampi, quello che conosciamo come l'ultimo governo della Prima Repubblica. Alla mia sinistra Gennaro Acquaviva, è stato capo della segreteria di Craxi, poi parlamentare, e dopo il 94 si è dedicato a un'attività intellettuale, appunto di ricostruzione della storia, ha fatto politica, come dire, non dal Parlamento, ma in altre modalità. Questo volume è curato proprio da lui, edito da Marsilio, come tutta la collana Gli anni di Craxi. Io comincerei da questo, se Laura ci scusa un attimo. Vorrei che Gennaro ci ricordasse, come dire, qual era il senso profondo della collana Gli anni di Craxi, perché insieme a Luigi Covatta, che mi preme, mi fa piacere ricordare, una delle menti più brillanti, delle intelligenze più acute di quel gruppo di direzione socialista che dopo il 76 prende il controllo di un partito come dire, che viveva una fase appunto intellettualmente non così stimolante, in crisi, spaccato dalle correnti, lo ricorderete. E qual è quindi insieme a Covatta il senso che volevate dare a questa stagione di ricerche importante sulla stagione di Craxi? Ma di fronte alla... Buongiorno innanzitutto, benvenuti e grazie di essere qui. Di fronte al disastro che avevamo vissuto, chi più chi meno, insomma, poverini, alcuni c'erano anche morti, e subito appunto dopo la morte di Craxi, che è del 2000, ci venne naturale tentare di dire, cerchiamo di raccontare quello che è successo, insomma, di dire la verità sulla nostra esperienza, che era nel bene e nel male, nella verità di quello che è accaduto. Devo dire che il vero appoggio fu del povero Luciano Cafagna, siamo tutti morti o quasi, quindi non Luciano Cafagna è stato un grande storico anche della sinistra italiana, oltre che del mondo. E poi c'era un altro Pellicani, che era il Luciano Pellicani di Roma, sociologo e professore anch'esso, e poi c'eravamo noi, io e Covatta, morti di fame in mezzo alla strada, cioè morti di fame no, stavamo serenamente e felicemente insieme a lavorare, avevamo appena fatto la Fondazione Socialismo, Covatta dirigeva da tre anni il Mondo Operaio, il rinnovato strumento di riflessione, di azione della tradizione della cultura socialista, e quindi dicemmo facciamo questo. Partimmo dalla politica estera, naturalmente, perché Cafagna insistette
sulla decisività dell'esperienza craxiana e dell'esperienza socialista sulla vicenda politica italiana, europea e anche mondiale. E ci appoggiamo all'Istituto Socialista di Studi Storici, che nel frattempo si era naturalmente depennato del nome di socialista e era ritornato alla Fondazione Turati, alla precedente. Naturalmente in quei 10 anni, dopo il 94, tutto quello che era socialista culturalmente, anche proprio la gran parte, insomma, collettivamente era stato depennato dalla Fondazione Nenni, che era diventata della UIL, a tutto il resto. Insomma, quindi ci muovevamo sul nulla, sul vuoto totale, però insomma, c'avevamo buona volontà, qualcuno che ci aiutava. Politica estera, economia e così via, poi fino alla fine. 10 volumi abbiamo fatto, sono gratuitamente in lettura sul nostro sito Fondazione Socialismo, quindi chi li vuol guardare. Questo non l'abbiamo messo perché è ancora in vendita, ringraziando Dio, quindi siamo stati prudenti nei confronti della casa editrice Marsilio, ma gli altri sono lì, pronti. Il tentativo qual è? Di raccontare non la nostra storia, quello che accadde. Anche la vicenda di De Michelis, che vedete in questo libro, se qualcuno la vuole leggere, spero che molti la possano leggere, è un racconto di testimonianze veritiere, realistiche. Il volume centrale dei 10, di cui poi smetto subito, vedo che qui mi fate parlare troppo, i vecchietti come non se li fila più nessuno, quando hanno un microfono in mano diventano immediatamente... Blocco io, vai. Meno male. Allora, il volume dei 10, mi sono dimenticato di dirlo, più corposo, più di 1000 pagine, è intitolato Il crollo, cioè questi 18-20 poveri fessi socialisti, mi spiace che non c'era Laura, ma in quel momento forse faceva altro, hanno raccontato la propria esperienza e hanno detto sostanzialmente la verità, compreso De Michelis. E la stessa storia sta nel volume che qui avete davanti. La verità vi renderà liberi, questo è il detto evangelico, ed è vero. Insomma, l'Italia è malmessa perché non ha detto la verità su se stessa. Noi abbiamo sbagliato. Il Partito Socialista ha avuto negli anni Ottanta un'occasione storica. Aveva il miglior leader sulla piazza. Era morto Moro e uscito Fanfani e Berlinguer pure. Era il gruppo dirigente migliore che c'era in Italia. Più intelligente, più preparato, più capace di essere buon governante, oltre che buon e idealmente attento alle cose grandi della politica mondiale. Abbiamo avuto l'occasione, non abbiamo saputo sfruttare, siamo arrivati al 14,5% nell'87, cioè quando dopo 4 anni siamo riusciti a dimostrare al mondo intero, all'Italia intelligente, che eravamo in grado di ben governare il nostro paese, che avevamo un capo, un leader capace di portarla avanti. Non abbiamo avuto la forza, non ci hanno dato i voti, i preti non ci hanno aiutato, i comunisti ci hanno fatto la guerra contro, i democristiani naturalmente hanno tentato di tenere i loro voti, per amor di Dio, non sto dicendo, però abbiamo perso. Quella è stata l'occasione storica. Dopo la dimostrazione di essere un buon governante, tu devi avere i voti per poter fare quello che pretendi, e cioè che l'alternanza. Un partito di sinistra democratica e liberale, socialista liberale, che conquisti i voti del progressivismo italiano e si contrapponga a una destra razionale, se possibile costituzionale, eccetera, eccetera. Aver saltato allora, dopo l'87, ha prodotto il risultato, ma di questo, se volete, ne possiamo parlare dopo. Grazie. Di questa storia parte fondamentale, un asse portante è stato sicuramente Gianni De Michelis, che è stato ricoperto praticamente da subito nel nuovo corso socialista, animato da Craxi, da questa terza generazione di intellettuali e dirigenti, è stata una figura fondamentale. Io nel volume provo a tracciare, come dire, le coordinate principali di una biografia politica di De Michelis, che parte da Venezia, è evidente, e Venezia ha tanta parte nella storia di Gianni, perché la sua non è una formazione qualunque, è una formazione di un uomo nato durante la guerra e che poi è cresciuto nel secondo dopoguerra, quindi vivendo prima la fase della ricostruzione, della crisi, delle difficoltà, e poi la fase
di grande ottimismo e di apertura, e lui stesso da questo punto di vista incarnava un ottimismo molto, sempre molto coraggioso. Io l'ho conosciuto in occasione di quel volume che Acquaviva citava del 2010, perché insieme a altri due storici avevo curato le interviste al gruppo dirigente, e De Michelis era ancora un vulcano incredibile e non smetteva di pensare il presente, di pensare il futuro soprattutto. Riusciva davvero a immaginare come il paese e il mondo stesse evolvendo e quali fossero le risposte socialiste da dare a questa evoluzione, appunto, perché la sua formazione è stata una formazione sul campo di un socialista del Novecento, quindi di una figura che nella fabbrica ha proprio costruito la sua formazione. E si può dire che per quella generazione, per molti di quella generazione, scindere gli aspetti di formazione politica da quelli culturali è impossibile. Era proprio una generazione che lo viveva integralmente, il politico lo viveva integralmente come emanazione di un'azione culturale di trasformazione della società. De Michelis appunto quindi è nelle fabbriche che si confronta con gli operai, conosce la condizione, e questa dimensione della sua attenzione alle dinamiche operaie di Porto Marghera in particolare, naturalmente, dove, lo sapete meglio di me, si svegliava la mattina prestissimo, l'ho raccontato in tante interviste, per andare davanti all'apertura dei cancelli, per volantinare, per far conoscere la differenza fra socialisti e comunisti, perché allora c'era una differenza notevole, lo scontro era altissimo. Lui su quel campo si costruisce un notevole consenso elettorale, che poi dispiegherà appunto nell'azione politica, prima a livello locale come consigliere comunale, già dalla fine degli anni 60 prende l'urbanistica, quindi un ganglo fondamentale dell'amministrazione comunale, un momento in cui Venezia sta cambiando enormemente. L'Acqua Grande ha segnato uno spartiacque nella vicenda della città, e stanno per essere introdotte le nuove leggi importanti, soprattutto ovviamente la legge speciale e i piani particolareggiati che ne daranno attuazione, che porteranno a Venezia davvero un enorme afflusso sia di soldi ma di nuove energie, di nuova voglia di pensare la modernità e di cambiare la città. De Michelis è tra le persone che guida questa trasformazione. Laura, vengo da te e ti chiedo, tu sei nata a Vicenza, però poi hai conosciuto giovanissima Gianni De Michelis, e poi ti sei occupata lungamente dell'amministrazione di questa città. Quindi com'era l'uomo nell'azione di governo locale, e come immaginava lo sviluppo di questa città tra anni 70 e 80, quando appunto con le giunte rosse la città finalmente va alla sinistra? Voglio ricordare la cena che abbiamo avuto alla fine di 3 anni fa, quando ci siamo visti tutti quanti socialisti andati per Rivoli da tutte le parti per salutare Gianni. E tra questi socialisti c'erano tantissimi veneziani, tanti non veneziani come qui, che avevano vissuto stagioni intere di politica amministrativa, di politica di partito, di attenzione al paese, e tutti riconoscevamo in Gianni una capacità di entusiasmarsi e di fare entusiasmare per delle cose che, a guardar bene, appartengono alle anche minuzie amministrative. Gianni, per amministrare la città, era riformista tanto quanto era riformista quando affrontava i temi del crollo del muro di Berlino, quando affrontava temi, voglio dire, di geopolitica, quando parlava dei corridoi. Gianni era capace di studiare, cosa che i socialisti hanno fatto pochissimo nel corso del... Sì, è che la verità. Noi alla fine abbiamo smesso di studiare. Nell'Ottocento i socialisti studiavano, nel Novecento i socialisti studiavano, abbiamo smesso di studiare. Gianni invece studiava tutto. Io non so neanche come facesse, una capacità di lettura, una capacità di tenere in mano libri, di sottolineare, e da quelli costruire, voglio dire, un ragionamento sempre in positivo. Gianni studiava i problemi per risolvere i problemi. Questo vuol dire essere riformisti. Gianni, quando pensava
a distribuire volantini, pensava anche che dall'altra parte a distribuirli ci stava Massimo Cacciari. Qui apro una parentesi, voglio dire, c'è una questione, voglio dire, di famiglia Cacciari, famiglia De Michelis, famiglie diverse dentro la sinistra di questa città. C'è una storia di Venezia nelle diverse posizioni politiche e poi amministrative dell'uno o dell'altro. Perché è vero che Gianni ha fatto l'assessore, è vero che Cesare è stato un assessore, è vero che Cacciari è stato sindaco. E i continui confronti che allora venivano davanti ai cancelli di Porto Marghera sono poi continuati nell'amministrazione, nella visione anche di una città, Venezia, che aveva nel polo industriale una sua realtà ben precisa, ben definita, ma anche ben delimitata da un punto di vista territoriale, ma anche da un punto di vista culturale per il riformismo di Gianni. E una città, quella di terraferma, che è Mestre, che non ha mai interessato, se non la sinistra riformista di Gianni, mentre la sinistra di Massimo Cacciari, la sinistra, diciamo, che a lungo ha governato questa città, tranne Gianni Pellicani, è sempre stata orientata soltanto sul conservare Venezia. Gianni Pellicani, non per niente, voglio dire mestrino, non per niente intestata a lui la piazzetta qui fuori, era, rispetto alla sinistra comunista, nel suo riformismo comunista, nel suo appartenere, voglio dire, a una corrente migliorista, l'unico che, rispetto alle considerazioni amministrative, politico-amministrative di Venezia, sposava delle idee di Gianni, anche quando, voglio dire, il confronto era politicamente durissimo fra il PC e i socialisti. Quindi quando si parla di Venezia si parla di Gianni De Michelis, perché il suo interesse per Venezia è sempre stato un interesse concreto. Insomma, molti di quelli che sono seduti qui si ricordano benissimo, voglio dire, le riunioni del lunedì mattina quando dava la cosiddetta carne a tutti quanti, quando chiedeva cosa hai fatto, devi fare, la sua irruenza, voglio dire, ma nella sua conoscenza, perché se ti chiamava e andavi a parlare con lui, parlava di cose concrete. Sapeva anche, voglio dire, qual era il voto congressuale della sezione di Dolo certamente, di Mira certamente, di Chioggia certamente, ma anche a Canareggio. Quindi l'attenzione di Gianni era sempre un'attenzione molto concreta, perché l'uomo leggeva, studiava e si confrontava. Il risultato di questa sua conoscenza, di questa sua presenza, era un continuo rilancio di politiche riformiste. Non c'è dubbio. E anche quando De Michelis approda poi al governo, diciamo, quando comincia a calcare la scena nazionale e approda al governo, il cambio di passo nella gestione, per esempio, di un ministero importante come quello delle partecipazioni statali, forse decisivo, come dire, per il controllo della spesa pubblica nel nostro paese, quindi, come ricorda Craveri nel libro, uno degli elementi più importanti dell'azione politica di quella stagione tra anni 70 e 80, lui cambia passo e decide di cercare di aprire quel ministero al dibattito pubblico, rilancia il centro studi, fa un'operazione culturale per far conoscere a tutto il paese qual è lo stato dell'industria pubblica italiana in quel momento, pubblicano il libro bianco sulle partecipazioni statali, un volume che appunto permette al paese di conoscere la difficoltà che l'Italia comunque avrebbe dovuto affrontare nel corso degli anni Ottanta. Qui dall'Osservatorio di Venezia che la crisi post-fordista fosse già arrivata era chiaro, le industrie stavano cominciando a ristrutturare, ossia a licenziare, e Gianni questo lo sapeva, e quindi sfrutta quell'occasione per cominciare a far conoscere al paese la situazione. Tu Gennaro lo hai conosciuto in realtà prima Gianni, perché lui come uomo di partito ha già un ruolo fondamentale nel nuovo corso craxiano, è l'uomo che mandate con Craxi un po' in giro per il paese per rafforzare politicamente l'alleanza che ha portato Craxi alla segreteria, quindi quella con i lombardiani. Lui era un lombardiano all'epoca, tra l'altro. Beh, un po' critico, cioè pensava razionalmente, non era né estremista come alcuni dei lombardiani del tempo.
né opportunista, diciamo, come alcuni furono. Mi fa fare la prima campagna elettorale della mia vita, perché io nel 1976, per imparare a fare politica, dico: ma almeno mi candido da qualche parte, senza speranza di essere eletto, ovviamente. Così imparo come si fa una campagna. Io venivo dai Preti, dall'Azione Cattolica, dalle Agli, da tutt'altra esperienza. Quindi, siccome c'avevo una delle mie sorelle si era sposata un bravo figlio di Castelfranco Veneto e conoscevo un pochettino, ero stato più volte a Castelfranco Veneto. Castelfranco Veneto era al centro di un collegio elettorale al Senato in cui il democristiano uscente prendeva il 65% dei voti, tanto per dirvi, stiamo parlando del 1976, non della preistoria. Allora mi candido lì, chiedo a Gianni: candidatemi lì, tanto non serve a nulla, non ci vorrà andare nessuno. E vengo qui a fare la campagna elettorale con lui, con Sacconi, che si presenta per la prima volta e viene eletto. Gianni è la prima volta pure per lui che viene eletto, perché la volta precedente non gliel'aveva quasi fatta. Insomma, facciamo questa campagna elettorale, voi immaginate per quei luoghi meravigliosi della collina, da Asolo a Montebelluna, insomma, il vino da tutte le parti, insomma, ubriaconi dalla mattina alla sera, e facciamo 15 giorni meravigliosi. Naturalmente lui va in giro per il mondo, viene eletto trionfalmente per la prima volta alla Camera dei Deputati, io sto al Senato, vedo, però due o tre volte ci incrociamo. Mi ricordo una volta a Montebelluna, una domenica mattina, sotto c'era una specie di deposito in mezzo alla piazza, sotto questo, con 10 socialisti davanti che stavano lì, non più di 10, la chiesa semiaperta perché uscirono dalla messa. E io che improvviso, come sto improvvisando con voi, due battute su Gesù Cristo socialista, più o meno nel tentativo di attirare qualcuno che usciva fuori dalla chiesa, e lui imbarazzato perché c'aveva solo 5, 7, 10 persone davanti in mezzo alla piazza grande e non sapeva come. Alla fine mi prende da parte dopo il comizio e mi dice: meno male che tu parli così. Cioè non era quella sicurezza assoluta adamantina che poi dopo spesso abbiamo visto. C'aveva dentro di sé una criticità anche logica e giusta, non sapeva come prendere quei 5, quei 7 tizi che stavano, e lui pensava di essere il grande eletto, il grande uomo di poi, stava fuori provincia, diciamo così, stava in provincia di Treviso. Ma vi voglio raccontare, poi chiudo veramente, la prima volta che fa il ministro, appunto, la prima volta che andiamo al governo noi nuovi, 1980, governo Cossiga, dopo Leni Pedromin, dopo il casino precedente, dopo il disastro di tutto, dopo la morte di Moro, insomma, voi immaginate che cosa erano stati quei 4-5 anni precedenti, poi culminati a febbraio dell'80 dalla grande vittoria nel partito decisivo, cioè la Democrazia Cristiana, della linea anticomunista che apre ai socialisti. E noi, la morte di Nenni la notte del primo gennaio dell'80. E naturalmente De Michelis, che è quell'attivissimo personaggio che è stato con la segreteria Craxi, lui è stato segretario organizzativo che ha cambiato la gente, ha fatto venire dentro i quarantenni, i trentenni, i quarantenni, ha cambiato provincia, perché non era, insomma, il Partito Socialista era un partito in qualche maniera anche di piccoli apparati, voi pensate alla tradizione massonica del Mezzogiorno, insomma, nel Mezzogiorno d'Italia la tradizione socialista era prevalentemente di origine massonica, cioè c'era la famiglia locale, il paese, la zona, cioè, quindi rompere questo schema per far venire su 20-30enni che erano, non dico gli amici di De Michelis, ma insomma la gente nuova che tentava di far politica in questo partito liberato dall'abbraccio con i comunisti, insomma. Vabbè, comunque vanno al governo. Lui è Formiga è l'amministratore, sono molto amici i due, io sono amico di entrambi. Formiga è l'unico che ha la macchina, essendo l'amministratore del Partito Socialista. Nel Partito Socialista non c'erano macchine o autisti, 1980, e quindi vanno a giurare al Quirinale questi due, portati dalla macchina di Formiga. Io naturalmente mi butto, vengo pure io a vedere com'era, insomma.
E De Micheli, se me lo vedo arrivare fuori dal Plaza per entrare nella macchina di Formica, che aspetta, Formica era distintissimo come adesso, insomma, era pulitissimo, in ordine, era un vestito inappuntabile, insomma, cioè, questi meridionali intoccabili, insomma, mentre De Micheli era un arancione, come voi credo abbiate capito, e usciva dal Plaza vestito come quello della prima comunione, cioè un vestito scuro naturalmente, ma strettissimo, che non gli entrava, e la camicia, c'era una camicia gialla, come appunto mi ricordavo io, le nostre madri ce la davano per la prima comunione. Non c'aveva la camicia lunga, con le maniche lunghe e bianca, e il portiere del Plaza gli aveva ripetuto all'ultimo minuto questa caspita di camicia, perché come poteva andare a Quirinale con la camicia scazzazzonata. E questi due, accompagnati da me che gli vado dietro, salgono per le scale del Quirinale per andare a giurare, come due che gli si apre la vita davanti, cioè la semplicità, l'innocenza, diciamo così, di questo mondo che era socialista, compreso Formica, che era il più trappoliere del tempo, insomma, era quello più abile, quello che più conosceva il mondo, mentre Gianni era il naif, cioè quello di casa sua, insomma. Ma questo era più grande, aveva, cioè aveva 6-7 anni più, 10 anni, sì, però questa idea di andare al governo dal nulla, fare il ministro dal nulla. E lui perciò fa bene a fare il ministro delle partecipazioni statali, che scassa tutto. Il ministero delle partecipazioni statali era stato inventato per i democristiani per tentare di influire sulle aziende a partecipazione statale, era stato diretto sempre da un democristiano che faceva quello che gli dicevano, quello dell'IRI, quell'altro. Arriva lui, cambia tutto, fa questa commissione di cui hai parlato te, che scrive questo splendido rapporto, e cambia il giro. Perché? Perché ha capito che deve studiare, appunto, c'ha ragione Laura, personaggio straordinario, che poi passa nella testa dei ragazzi di oggi come il ballerino, però stava lì con la camicia della prima comunione, col vestito stretto e col fatto che va a fare un ministero e si mette a studiare innanzitutto come fottere, diciamo, i notabili, come riuscire a far sì che i capi potentissimi delle imprese a partecipazione statale del tempo non siano semplicemente i padroni del ministero. Al di là del resto della tua narrazione scanzonata, ma per alcuni aspetti sicuramente anche veritiera, in realtà sì. No, ci tengo però a dire, come dire, che il progetto politico che quella generazione di socialisti vuole portare avanti, e che quindi Formica e De Michelis in quel momento rappresentano perché vanno per primi al governo, in realtà è lucidissimo, è un progetto che nella testa di Craxi e del gruppo dirigente è presente, come dire, inserirsi tra i due grandi partiti di massa per aprire uno spazio di riformismo diverso, per portare la Democrazia Cristiana verso un'azione di governo più puntuale, meno temporeggiatrice e che aggredisse sostanzialmente i problemi di quel momento del nostro paese, era nella vostra, come dire, dopo Torino, dopo il 1980 è ormai accertato. Non avevamo coscienza come noi abbiamo oggi, perché se voi guardate un po' questi libri, soprattutto sul tema della politica estera, capirete. Craxi e il gruppo dirigente socialista viene sostenuto fortissimamente dopo l'80 per il fatto che è decisivo per gli americani. Noi ci troviamo casualmente, non sapendolo, dentro un momento della politica estera mondiale e statunitense che è fissato sull'installazione degli euromissili, sulla botta decisiva da dare a Brezhnev all'Unione Sovietica, come avverrà poi negli anni successivi, come decisivi nel paese decisivo. La debolezza e la fragilità democristiana non gli fanno fare ai democristiani il mestiere del 1948, e questo mestiere passa inopinatamente e probabilmente inconsciamente sulle spalle dei socialisti e di Craxi in specie. Io vado negli Stati Uniti nel 79 perché ci fanno fare il solito giro come facevano con i russi, cioè, i capetti, i semicapetti dei partiti di governo li fanno andare 15 giorni a fare il giro semituristico per vedere chi sei, per misurarti. C'è un interprete che ti segue, sa tutto di te, si informano sulla famiglia, sui debiti, sulle tendenze sessuali, insomma fanno la verifica. Lo si fa tuttora. All'epoca lo si faceva. Allora, alla fine è settembre del 79, alla fine della fiera, quando mi salutano, mi portano al Dipartimento di Stato,
io ero un ragazzotto di secondo livello, insomma non ero un dirigente di niente, insomma, stavo con Craxi ma non è che ero un capetto. E questo ambasciatore mi saluta sulla porta per dirmi faccia buon viaggio eccetera, mi dice francamente, sillabando tra l'altro perché sapevano che il mio inglese era elementare, scolastico, tra le altre cose, sillabando mi dice guardi vada da Craxi, naturalmente il tema era gli euromissili, ma avevano fatto una spiega di un'ora e mezza sul dislivello, sul fatto che l'Europa era a rischio, sulla Germania federale, eccetera. Vada da Craxi e gli dica che noi sappiamo che lui è decisivo. Questo è. Io vado da Craxi, naturalmente gliel'avevano detto già in 20 o prima di me, naturalmente, quando torno a Roma. Però la sostanza è che gli americani considerano Craxi decisivo per l'Italia, per governare l'Italia e fare questa mossa decisiva per la politica internazionale che loro ritengono essere l'installazione dei missili, degli euromissili contro l'Unione Sovietica. Allora questa cosa fa di Craxi l'uomo forte nei confronti della Democrazia Cristiana, che non gli avrebbe mai dato la forza. Leni Petromin, gli americani se lo inventano per fottere Andreotti, ed è autunno del 79. La vittoria successiva, come è dimostrato dalle carte di Kohl, Kohl viene a Roma, Roma al congresso di CI del febbraio dell'80, Kohl è il capo della CDU, non è neanche il cancelliere, e insiste alla morte con Piccoli e gli altri per far vincere la linea filo occidentale anticomunista. Questo rende Craxi indispensabile. Non per fare gli euromissili soli, ma per fare la maggioranza governativa. E quindi questi socialisti, come noi, morti di fame, io e Laura per esempio, ci troviamo inopinatamente in prima fila. Io raccontavo prima con Segre, con Giuliano, le nomine alle banche. Ma insomma, quando io vado a trattare, io facevo il mestierante di quello che portava le nomine lì, perché c'era la lottizzazione, forse qualcuno se la ricorderà, c'era la banale lottizzazione. Quando vado a portare le nomine lì, ma Andreatta mi dà ragione per questa ragione, perché bisogna tenere buoni i socialisti. Allora questa cosa incide fortissimamente sulla vicenda socialista, sull'esperienza personale di Craxi, sulle vicende di tutti noi, in primis De Michelis. Sto parlando troppo, mi sembrano elementi importanti per ricostruire la vicenda di De Michelis. Laura, vengo da te su questo aspetto che appunto mi sembra interessante, che apre il decennio, la vicenda degli aeromissili, che permette appunto al Partito Socialista di inserirsi nel gioco parlamentare e però permette appunto anche alla cultura socialista di acquisire una competenza, una conoscenza. De Michelis in questo appunto è assolutamente motore della trasformazione della cultura del gruppo dirigente socialista di quella stagione. C'era Nenni che aveva la sua rete di relazioni internazionali, l'Internazionale Socialista, però con una visione romantica del socialismo europeo, ancora in una chiave antifascista degli scontri degli anni 30 e 40. Con De Michelis si fa un passo ulteriore di crescita culturale nell'elaborazione dei problemi, che poi culminano nell'esperienza del Ministero degli Esteri, che tu vai in qualche modo a ereditare dopo il 93, ti sei occupata molto di aspetti di politica estera. Ecco, De Michelis, in questo senso che cosa ti ha passato? Allora, prima ricordando la stagione appunto della apertura rispetto all'apprezzamento degli americani, mi venivano in mente alcune scritte sui muri. Perché se Craxi nel nostro partito veniva detto ogni tanto il tedesco, sui muri c'era scritto l'americano col K, l'americano con il K. Allora, è indubbio che la generazione, dalla parte di Bettino, da parte di Gianni, ha relazioni con i socialisti europei, non dimentichiamo, con i socialisti europei e con il resto del mondo che il nostro padre Nenni non aveva avuto, se non per la parte, diciamo, della resistenza, per la parte dell'antifascismo, per essere stato in galera insieme con una serie di altri socialisti. Le relazioni di Bettino e quindi anche di Gianni con Soares in Portogallo, con Mitterrand in Francia, con i socialdemocratici, con gli svedesi, sono relazioni
che improntano ad un socialismo moderno e radicato in una proposta di Europa che non c'era prima e che ci sarà con questi soggetti. Perché se uno che è stato convinto veramente della costruzione europea, questo è stato Gianni. Questo nella sua politica e i ragionamenti che faceva, anche qui quando facevamo i convegni con la sua solita irruenza, avendo letto l'ultimo libro che parlava di queste cose, spiegandotelo, perché lo spiegone Gianni doveva fartelo ogni volta, era proprio sulla relazione dei vari paesi e quindi anche dell'Italia, anche attraverso i partiti socialisti, che in quel momento, fra l'altro, voglio dire, reggevano molti dei governi europei, per sviluppare una politica di progresso e di economia politica diversa da quella pretesa anche dagli americani nel corso del passato. Quindi una costruzione europea attraverso i trattati, da Maastricht in poi, vogliamo ricordarle queste cose perché le ha fatte Gianni, da Maastricht in poi, voglio dire una costruzione di realtà europea che fosse fondata, perché in quel momento noi c'eravamo, su un riformismo socialista che portasse ad uno sviluppo d'ordine politico, economico, orientato a delle relazioni diverse con i blocchi che ancora c'erano, perché poi aspettiamo un attimo prima che cada il muro di Berlino, insomma ci sono tutti quanti quegli anni. E, attenzione, e dopo, diciamo, il recupero della Germania dopo il crollo del muro di Berlino, con le relazioni diverse con la Russia, eccetera, eccetera, l'occhio alla Cina. Perché Gianni già guardava lì, già parlava lì e ha continuato a farlo anche dopo le varie vicende che sono intercorse e che l'hanno fortemente provato. Però, voglio dire, Gianni ha continuato a dialogare, ha continuato a cercare rispetto alle politiche economiche e alle politiche di relazione, di guardare fuori del circuito semplicemente politico e italiano. Nella sua presenza al Ministero degli Esteri è stato segnato fortemente anche da una rivoluzione che lui ha effettuato dentro la burocrazia del Ministero, perché i grandi ambasciatori, quelli che rappresentavano il paese nelle maggiori ambasciate, li ha rivoltati come un calzino. Li ha sostituiti, ha nominato degli altri, si è preso delle critiche incredibili, ma ha nominato gente giovane che con lui aveva un rapporto non di tessera di partito. Qualcuno magari era vicino ai socialisti, penso al nostro Badini, ma non è questo il punto. Ha portato a livelli massimi della rappresentanza del nostro paese una nuova generazione di diplomatici, formati diversamente, perché la sua grande attenzione è stata anche nella formazione di questo corpo diplomatico. Questo ho trovato quando sono diventata sottosegretario di un ministro che allora si chiamava Andreatta e che, voglio dire, aveva avuto con Gianni, magari molto di più con Formica, ma vuol dire anche con Gianni, momenti di vero e proprio scontro, e che mi aveva conosciuto quando io ero al Ministero della Pubblica Istruzione e mi chiamava la maestrina dalla penna rossa. Poi devo dire la verità che Andreatta invece, nel periodo in cui, breve perché poi siamo andati alle elezioni nel 94, è stato ministro, ha continuato a privilegiare una politica di relazione che era tutta stata improntata dall'azione di Gianni. E al Ministero che ricordo poi c'era di Gianni? La sua figura era comunque apprezzata? O... Allora adesso qui entriamo nel ragionamento di Gianni. No, ma per capire aspetti che magari non sono così noti. Allora, chi conosce i ministeri e anche il Ministero degli Esteri sa benissimo che
normalmente si piegano a quello che arriva per ultimo, quindi guardate che no, voglio dire, ho la mia idea sulla burocrazia e su come la burocrazia non sia assolutamente indipendente dal potere politico, però Gianni aveva degli estimatori e ovviamente dei denigratori dentro il ministero, se posso dire, credo che gli estimatori fossero in maggioranza rispetto ai denigratori. I denigratori appartenevano a delle altre correnti interne anche alla stessa burocrazia ministeriale, sia chiaro, perché poi noi parliamo delle divisioni che possono esserci in magistratura, ci sono le correnti anche dei sindacati, anche dentro il Ministero degli Esteri. Però quello che aveva fatto Gianni, le relazioni stabilite da Gianni, erano relazioni, se vogliamo, più di Gianni De Michelis che del Ministero. E in questo una parte dei ministeriali soffriva, cioè era talmente prorompente la sua figura e la sua azione che molti se ne risentivano, perché in fondo pensavano di dover rappresentare loro un paese, cioè il rispetto alla burocrazia ministeriale, all'alto livello dell'ambasciatore, della feluca, questo ministro che andava in giro e trovava la gente, parlava ai livelli massimi, senza l'intermediazione della burocrazia, dava fastidio. C'è chi l'ha capita e chi non l'ha capita. Il risultato comunque è stato di grande politica estera fatta da Gianni. Ti ringrazio per queste considerazioni che mi permettono, come dire, di introdurre un altro tema che secondo me in chiave storica è importante, che, come dire, che è la resistenza che poi l'apparato pubblico italiano, l'apparato di potere italiano mette fuori sul tentativo socialista di rilanciare un'azione riformista negli anni Ottanta, di inserirsi appunto in gangli vitali che magari avevano tradizioni democristiane di lungo corso. Quindi ripensandoci, Gennaro, come l'amministrazione, come il sistema paese risponde al tentativo socialista di cambiare il paese negli anni Ottanta? Noi abbiamo, grazie, il governo Craxi ha una gran fortuna, cioè riesce a entrare nell'83 in una fase che è economicamente diversa o sta preparandosi a diventare una fase economicamente diversa dalla depressione degli anni precedenti. Quindi questa nostra capacità di iniziativa, di azione mossa appunto dal governo, dai ministri socialisti, ma anche dai democristiani in parte, oltre che quelli dal Presidente del Consiglio, si viene favorita da questa ondata positiva. Poi naturalmente c'è la capacità di governare, insomma la vicenda della Scala Mobile è decisiva, perché mette in moto un meccanismo di riequilibrio, diciamo, non solo dei conti pubblici ma del sistema Italia, che la fa diventare determinante. Insomma, io non... Vorrei tornare, se mi consentite, a questa fase, perché credo sia tardi, siamo per chiudere. No, ancora un quarto d'ora. Due minuti, perché se no non capiamo, Laura l'ha detto all'inizio, giustissimamente, la bravura di De Michelis, la forza anche nei confronti del governo, dell'amministrazione che doveva governare come ministro, sta in questa che... una persona che non è socialista, l'ho cito proprio per questo, e che trovate nel libro, per esempio Giuseppe De Rita, ha trovato più volte in De Michelis, lui la chiama una botta di decisionalità, aveva questa, per De Rita, che è un romanaccio, botta significa questa spinta violenta ad essere un decisore, a convincere tutti a rompere le scatole fino alla morte, avendo studiato e approfondito sulla decisionalità, che la individuava come responsabilità poi alla fine. Cioè questo tizio e anche in qualche maniera questa classe dirigente che lo avvicinava e lo seguiva, anche nei confronti dell'amministrazione che doveva guidare, aveva questa capacità di tenuta, di coraggio, di forza, di determinazione,
diciamo, da decisionalità, convinto della bontà della propria idea, della propria posizione, del proprio sogno, della realtà che aveva studiato e approfondito e aveva verificato dalla Jugoslavia a mio nonno, insomma, a qualsiasi argomento, la riforma delle partecipazioni statali, la scala mobile, ma in generale Venezia, l'Expo, insomma io sono l'ultimo a doverne parlare, ma qui voi ci avete dentro casa un pezzo di storia che è appunto dalla fine degli anni 70 fino alla tragedia della mancata arrivo a Venezia dell'Expo e la lotta che su questo si è realizzata. Aveva un'idea e cercava di convincere tutti, fortissimamente. Ora, questa capacità, insomma, almeno io parlo per me, insomma, io sono naturalmente inevitabilmente nostalgico, quindi tento di convincere qualcuno del fatto che non eravamo poi tanto fessi, tanto ladri, tanto sporcaccioni, tanto donnaioli, insomma tutto quello che volete, eravamo un po' meglio di quello che è. Allora, questa nostalgia ci fa perdere di vista il valore, forse per qualcuno come noi, che ha 30, 40, 50 anni di meno e che ha davanti a sé una forza e la determinazione, una vita intera da battersi, che vuol fare politica, vuol fare qualcosa per gli altri e non solo per il proprio egoismo. Allora questa capacità della botta della decisionalità e della capacità insieme a questa di essere responsabili rispetto a un punto, rispetto a prepararsi, agire, finché non è realizzato, bene, non smetterla. Beh, questo era nella sua anima, era nel suo atteggiamento ed è stata una straordinaria forza. Noi dobbiamo, nei limiti del possibile, il Padre Eterno ci dà ancora mano, tentare di convincere qualcuno che la vita è importante perché c'è la capacità di convincere, di decidere, di essere responsabili. Derrida, che poi non è un socialista, diciamo un vetero democristiano tradizionalista, lega questa scelta, che esalta naturalmente nel volume, questa scelta di De Michelis addirittura a una linea religiosa. Dice che gli viene quasi dal luteranesimo tedesco questa decisionalità che fa diventare responsabilità rispetto a un obiettivo. Beh, insomma, la politica è molto vicina, la far bene politica bisogna essere dei religiosi, magari dei matti o degli estremisti, ma senza dei valori profondi, alla De Michelis per esempio sulla decisionalità, non si combina un bel niente, non si realizza, non vanno a casa gli zossoni che oggi ci governano, purtroppo, perché ce l'abbiamo messi noi. Dico purtroppo perché la colpa è anche la mia, soprattutto la nostra, che quando avevamo l'occasione, come ho detto prima, non siamo riusciti a vincere. Allora questa forza che ha espresso lui lucidissimamente e che è scomparsa nelle chiacchiere dei balli, delle donne, della notte, eccetera eccetera, è una cosa che va riscritta, va rimessa in valore, va forse convinto qualcuno che è vero, che è giusto, che è bello fare così. Come... c'è dubbio, e il volume, come dire, contribuisce a questo. Se lo dici ci sono molti interventi, hai citato Derrida, ma non è l'unico. Due ambasciatori che hanno lavorato con De Michelis ne scrivono dell'esperienza al Ministero degli Esteri. Tu hai citato il luteranesimo. Non funziona il tuo mail. Scusatemi, perdonatemi. C'è un tu hai citato il luteranesimo. Io mi azzardo a dire, come dire, una delle capacità di Gianni di essere in minoranza e comunque farsi battersi per le proprie idee, magari gli viene proprio da questa dimensione di protestantesimo in terra cattolica, in una dimensione, come dire, appunto minoritaria, confessionale. E poi secondo me c'è una vicenda che nel corso degli anni 80, magari su questo poi chiudiamo, che illustra, come dire, l'esperienza e la professionalità, la capacità di fare politica studiando di Gianni, che è quella del tentativo di riforma delle pensioni. Gianni, dopo, alla fine, come dire, dell'ultimo momento della sua esperienza al Ministero del Lavoro, dopo aver condotto per Craxi e spesso anche contro Craxi l'esperienza del taglio della scala mobile, che fu epocale, come dire, per quel momento lì, per porre un freno intanto all'inflazione, lui ha già pronta nel cassetto una riforma delle pensioni, una riforma delle pensioni che
come dire, guarda al futuro, guarda la progressività del biologica, che quindi vuole agganciare il pensionamento alla crescita dell'età media che nel frattempo nel Novecento abbiamo conquistato fortunatamente. E quella esperienza lì, quindi quel tentativo lì, forse lì è Craxi, come dire, che gli dice no, aspetta, siamo reduci dalla battaglia politica per quanto riguarda il taglio della scala mobile, non forziamo troppo il sistema, come dire, di pensioni se ne parlerà più avanti. E qui forse c'è, come dire, uno degli elementi che emergeva dalle vostre due diversi sguardi sull'esperienza socialista e su Gianni, quindi questa comunque voglia di incidere e di non aspettare, di capire quali erano i problemi, di prevederli in qualche modo, e quindi un'esperienza che poi continuerà anche dopo il 94, pure le enormi difficoltà di un riconoscimento sociale che manca, che anzi è vituperato, sbeffeggiato, eccetera. Però sicuramente resta questa grandissima capacità indefessa di continuare a pensare il paese e lo sviluppo dell'Europa anche dopo, negli anni della diaspora, negli anni più tristi, come dire, anche biograficamente per se stesso. Io credo che si possa dire che Gianni ci arrivava prima. Arrivava prima. Prima di tanti noi, prima dello stesso Craxi, a capire delle dinamiche, forse perché poi Bettino aveva rispetto al resto del mondo una fisicità diversa, nel senso che Gianni andava proprio in giro, Gianni andava a parlare, Gianni andava a studiare, Gianni andava a verificare. Bettino, pur con le relazioni che prima citavo, internazionali grandi, i fenomeni europei e mondiali li interpretava attraverso una rete diversa di relazioni. Questo va detto. Quindi se uno pensa al pragmatismo, io penso che fosse più pragmatico Gianni di quello che è stato Bettino, nel senso cioè di dire... conosco, studio, verifico il problema e da subito intervengo, che non è essere cinici, è essere appunto quelli che vogliono dare subito la spallata, subito la botta. Bettino frenava perché la politica d'abor per Bettino, che aveva diciamo imparato nella sua storia di Nenniana, e a volte la politica, come nel caso della riforma delle pensioni, suggeriva ad uno come Bettino e ad un gruppo intorno a lui, non solamente a Bettino, perché poi nel momento in cui ricordiamo Gianni, ricordiamo anche che fu la stagione di congressi che affrontavano temi, problemi, meriti, bisogni, di riunioni continue, di confronti continui con intellettuali, con economisti, con soggetti i più diversi, anche non socialisti. Quindi questo studio, questo confronto portava, voglio dire, poi a delle decisioni politiche che Craxi interpretava più politicamente di quelle che le interpretasse Gianni. Gianni aveva più fretta di fare le cose, vedeva che c'era bisogno di agire immediatamente. Bettino talvolta frenava. Non che avesse torto Bettino, voglio dire, anche Bettino aveva una visione del cambiamento della società e pensava però di governarlo con più prudenza rispetto a quella entusiasmo forse nato che Gianni metteva nelle cose. A me piace ricordare in questo libro il riconoscimento che a Gianni da Giuliano Amato, che alla risposta è stato uno statista, dice sì, Gianni è stato uno statista. Lo è stato anche secondo me, lo è stato secondo me, che lo ricordo da un punto di vista affettivo, sentimentale e politico, e che lo ritrovo negli interventi che ci sono in questo libro, negli scritti di questo libro. Una personalità complessa, ha ragione Gennaro quando dice negli anni, o tu che ricordavi adesso, vituperato per i capelli lunghi. Sapete, dicevano qui, lonto, no? Per quello che è successo, che gli è stato ingiustamente addebitato, nella vulgata, volgare nei confronti di Gianni. Gianni è riuscito ad andare
oltre a questo, per la determinazione che metteva in tutte le cose. Non lo so, io penso che molti giudizi lo ferissero, però sapeva anche chi era, sapeva anche qual era la sua forza e qual era il suo convincimento riformista. E questo credo che lo abbia aiutato negli anni difficili, subissato dalle critiche e dalla malevolenza che poi nella città di Venezia si spreca a quintalate. Quindi io credo che vada giustamente ricordato fra gli interpreti non solamente di una stagione, ma gli interpreti della rinascita di un paese, perché Gianni è stato realmente un leader, un riformista e certamente uno statista. Bene, io ringrazio Laura per questa, mi sembra una giusta conclusione della riflessione che abbiamo tentato di fare con Gennaro Acquaviva e Laura Fincato qui questa mattina con voi. Sì, prego. È che la bravura, la competenza, l'eroismo, la forza, la capacità, l'intelligenza di una persona non, in politica non sono sufficienti a cambiare le cose. Noi dobbiamo sperare che ci sia qualcuno intelligente, bravo, competente come eravamo noi, diciamo come era De Michelis, che possa rifare un mondo di relazioni e di cose, noi lo chiamavamo partito, che sia in grado oggi di fare queste, perché da soli i singoli non cambiano nulla. La forza di De Michelis, la straordinaria competenza che qui è stata detta, le parole bellissime che ha illustrato Laura in conclusione, sarebbero state diverse, avrebbe avuto un risultato diverso per il bene dell'Italia e della sua comunità se noi avessimo avuto il consenso, se noi fossimo stati più forti, non semplicemente elettoralmente, ma avessimo avuto verso di noi un occhio di attenzione, di affetto, di simpatia, di vicinanza, che non era solo dei nostri alleati e dei nostri militanti. Questa straordinaria forza va ricreata oggi. Noi dobbiamo sperare che ci sono, come ci saranno in questo paese ricchissimo, De Michelis a bizzeffe, che escano fuori, che si prendano cura del bene della collettività, che guardino ai valori, per esempio alla De Michelis, che sentano queste nostre povere parole e ci si convincano, e che forse alla fine si mettano con altri, senza stare dentro un gruppo, un mondo, una famiglia, come era il Partito Socialista del tempo e come potrebbe rinascere una cosa simile oggi, ma alla fine i De Michelis fanno la fine che hanno fatto, poverini, come noi, cioè vengono sputtanati e la loro splendida idea, il loro essere statista viene spesso dimenticato. Noi dobbiamo convincerci nei limiti del possibile, poi ognuno qui è libero di fare quello che gli pare, secondo me nelle nostre povere forze, compreso questo splendido festival, convinciamoci che questa cosa deve nascere da un gruppo, da un mondo, da una realtà unita, dello stare insieme, perché non, sennò alla fine non si ricostruisce niente. Scusate. Bene, sì. Alla fine la dimensione politica di Acquaviva è venuta fuori. Giustamente. Bene, io vi ringrazio molto, siamo di domenica, è l'ora del pranzo, grazie a tutti, grazie a Nicola Pellicani che vedo qui e ringrazio per aver accolto la presentazione di questo libro all'interno del festival, grazie a Marsilio, Emanuela Bassetti, e grazie, vedo anche Alvise, il figlio di Gianni. E grazie a tutti e ai prossimi appuntamenti, ai prossimi libri degli anni di Craxi. Buona giornata a tutti.